il pareggio contro l'Isernia che comunque vi mantiene in vetta a questo gruppo F. Avete creato tanto, forse è mancato solo quello alla fine oggi, la conclusione finale. Sì, esatto, siamo amareggiati proprio per quello. È normale che sia una partita dove i primi 15 minuti siamo partiti un po', diciamo, scarichi e questo schiaffo forse ci ha proprio svegliato, poi siamo stati bravi comunque a riprenderla subito, andare in vantaggio e penso che poi nel secondo tempo, come avete visto, è stata una sola squadra in campo, ci è mancato solo il gol. È normale che poi ti esponi anche alcune volte a ripartenze, però penso che se il 3-2 ci sarebbe stato. Ecco, una condizione che cresce di giornata dopo giornata, anche per quella che è la mole di gioco creato, che rispetto all'ultima partita giocata in casa è notevolmente superiore. Sì, esatto, come ho detto prima, anche con le partite che abbiamo giocato quando Fossombrone e Castelfidardo non c'era stato tanto gioco, era più una cosa in confusione, ma anche secondo me dovuta alla voglia di andare a vincere e diciamo che facevamo fatica a trovare il gol, però penso che oggi si è visto un altro Chieti con una voglia in più di regalare 3 punti ai tifosi che purtroppo non sono arrivati, però diciamo che la condizione sta crescendo e noi siamo ottimisti. Domenica sarà una partita importante sia per noi che soprattutto per i tifosi e noi vogliamo fare un regalo comunque ai tifosi perché se lo meritano tutto, però lo dobbiamo dimostrare sul campo e in settimana prepareremo al meglio la partita per cercare di fare il risultato domenica.